Ultimissimi giorni di riprese in Alto Adige del film La corrispondenza del premio Oscar Giuseppe Tornatore, uno dei registi italiani più conosciuti ed apprezzati al mondo. Noi siamo stati sul set, allestito all'interno del seminario maggiore di Bressanone, dove si stanno ultimando le riprese di alcune scene del film. Ad essere scelta la splendida biblioteca con il suo patrimonio, composto da libri antichi e da soffitti impreziositi da magnifici affreschi. L'avevamo vista anche se ancora non eravamo sicuri che potesse essere utile per il film. Poi avevamo una sequenza che dovevamo originariamente girare in Inghilterra e avevo visto lì delle biblioteche molto belle, però mi ritornava sempre in mente questa e all'ultimo momento ho deciso di non farla più lì e di farla qui. Qui il regista siciliano ha voluto ambientare alcune scene del film dopo aver compiuto dei sopralluoghi ed aver girato, sempre in Alto Adige, lo ricordiamo, un altro film, La migliore offerta. Beh, è bellissimo, ci sono già stato molte volte, ci avevo anche già girato alcune scene del mio film precedente, mi ero trovato benissimo e quindi sono tornato molto volentieri. Frenetico il lavoro nel dietro le quinte con falegnami, elettricisti, tecnici, luci e fonici intenti ad allestire al meglio il set. Film che vede tra i protagonisti il premio Oscar Jeremy Irons, chiamato ad impersonare un professore d'astrofisica, e la splendida Olga Kurylenko, ex Bond Girl, che nel film veste i panni di una studentessa, intercettata in queste immagini in sala trucco, in attesa di girare le scene sul set. Soddisfatto del lavoro svolto in terra altoatesina, Arturo Paglia, della casa di produzione Paco Cinematografica Roma. Questa volta lavoriamo molto sereni, perché abbiamo trovato molto più personale pronto a riceverci, pronto ad aiutarci, location manager che ci hanno portato su quello che cercavamo e anche fornitori che finalmente ci sono sul luogo. Noi venivamo dalla migliore offerta che era stata un po' più difficile, ma era appena nata la BLS, invece questa volta è stato tutto molto più semplice, intanto è vero che ci siamo stati molto di più. Il nuovo film drammatico, scritto proprio dal regista Tornatore, ha ricevuto un contributo di 400.000 euro dal Fondo Altoatesino alle produzioni ed un sostegno in loco dalla Business Location Südtirol, oltre che in Alto Adige. Le riprese sono state realizzate anche ad Edimburgo, York, Piemonte e Trentino. Il film racconta la storia di una giovane studentessa universitaria, Olga Kurylenko, che impiega il suo tempo libero facendo la controfigura per la TV e il cinema, in scene d'azione e di pericolo. Una mania dettata dalla passione per il rischio, in realtà è l'ossessione in cui l'atletica ragazza si illude di sublimare un orribile senso di colpa, quello di ritenersi responsabile della tragica scomparsa del suo grande amore. Un film che non mancherà di riservare colpi di scena.